la situazione è ovviamente complicata perché veniamo da una lunga pandemia che ha fatto perdere l'8% del PIL ed eravamo nel mezzo di una ripresa anche buona, anche a cui partecipava anche la Calabria, che purtroppo è in parte interrotta dagli effetti della crisi ucraina, che soprattutto per effetto dell'aumento delle materie prime sta impattando sia sui redditi delle famiglie, che ovviamente sono costretti a pagare i costi dell'energia, sia sulle imprese, penso al settore agroalimentare dove c'è un grosso impatto sui costi delle materie prime, quindi vanno supportate. Il quadro, la vera opportunità è rappresentata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che destina al sud una quota importante di risorse, intorno agli 85 miliardi se fosse avverato il 40% delle risorse. Il problema, e noi lo abbiamo sottolineato in questi giorni, che occorre introdurre al più presto dei correttivi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, su due temi. Uno principale è quello della redistribuzione delle risorse per investimenti sui servizi, penso agli asili nido, alle palestre, agli ospedali, dove il meccanismo competitivo in cui vengono messe in concorrenza i comuni rischia di sfavorire molto le aree più deboli del paese. Penso in particolare alla Calabria, peraltro a tanti comuni piccoli senza uffici di progettazione, e questo non può essere pagato dai cittadini del Mezzogiorno, quindi occorre introdurre dei correttivi che superino questo meccanismo competitivo e garantiscano effettivamente la realizzazione del territorio e la destinazione del 40% delle risorse. L'altro è il tema delle imprese. Dalla nostra analisi risulta che nei trasferimenti alle imprese al sud va appena il 20% delle risorse. Questo perché manca un disegno di politica industriale, manca un investimento chiaro sulle regioni del Mezzogiorno, pensa al comparto della logistica e dell'agroalimentare, dove possono crescere significativamente nel sud. Quindi su questo bisogna orientare di nuovo le risorse con politiche settoriali. E gravano due gravi incognite sul PNRR, uno di carattere regionale, uno di carattere nazionale, però di derivazione internazionale. Quello di carattere regionale deriva dal fatto che ovviamente continuiamo a nutrire dubbi sulla capacità della nostro, diciamo, apparato amministrativo di sapere mettere a terra e bene quelle che sono le misure. Non dimentichiamo che le misure territorializzate cubano 3 miliardi e 700 milioni di euro. Sappiamo, e quindi in questo confidiamo e speriamo, che la piattaforma messa a disposizione dalla funzione pubblica, la famosa Capacity Italia, possa, diciamo, essere un supporto progettuale all'amministrazione, soprattutto quelle periferiche, che Fincalabre, in cui dobbiamo capire meglio i dettagli su come affiancherà le amministrazioni comunali e gli enti locali, come sarà svolta e quale sarà l'efficacia, anche questi, diciamo, contributi che sono stati erogati, se potranno effettivamente fornire un aiuto. Però poi c'è la grande incognita della guerra, che ha determinato due cose: un aumento sproporzionato dei prezzi delle materie prime, delle commodity, soprattutto quelle che sono destinate alla realizzazione delle infrastrutture, acciaio, alluminio e quant'altro, e commodity. Però non soltanto l'esorbitante lievitazione dei prezzi, ma anche la mancanza delle materie prime. Questo fa sì che bisogna necessariamente fare una revisione dei prezzi, delle varianti in corso d'opera per quanto riguarda le opere appaltate, e sicuramente rivedere quelle che sono gli investimenti previsti sulle opere da appaltare, altrimenti qui si rischia che una buona parte delle opere non verrà realizzata. Noi abbiamo ormai la criminalità organizzata, che è diventata, diciamo, una componente purtroppo dell'economia illegale, si è in qualche modo sostituita al credito, in alcuni casi ci sono vere e proprie acquisizioni di aziende, e quindi in questo momento il pericolo, già in qualche modo annunciato dalle diverse procure antimafia, si sta concretizzando. Quindi in questo momento occorre anche una grande azione contro l'illegalità diffusa, e su questo bisogna fare presto, perché il rischio è che molti di questi fondi possano essere appetibili per le infiltrazioni criminali. La Calabria soffre maggiormente rispetto alle altre regioni, vuoi per la situazione istituzionale in cui si è trovata fino a qualche mese fa. Devo dire che la giunta regionale ha cercato, questa giunta regionale, diciamo, con noi abbiamo cercato di creare le condizioni per velocizzare la spesa. Noi su infrastrutture, su zone economiche speciali, bisogna partire dagli investimenti pubblici con le partecipazioni pubbliche per partire dal lavoro e dall'economia. Il PNRR, ma anche l'intero Next Generation EU, sono una prospettiva grandissima e una possibilità per avviare a soluzione.
significa prima di tutto, prima di ogni altra cosa, creare quella sinergia, quella complementarità tra pubblico e privato che è assolutamente indispensabile. Quali sono le strade che dobbiamo percorrere? Prima di tutto il pubblico e il privato devono creare un giardino fertile e pulito soprattutto per le occasioni produttive, per le comunità operose. E soprattutto uno degli obiettivi del PNRR, la questione meridionale, va assolutamente risolta per l'avvio dello sviluppo del paese. C'è bisogno che la regione e gli altri enti locali facciano una rete e la regione ha il compito, secondo me, di fare un supporto, di essere di supporto fondamentale per tutti i comuni che hanno necessità di sostegno, di competenza per partecipare a questi bandi.